Buongiorno gentili telespettatori, io sono Mariotti e vi racconterò tutte le avventure che compiranno i nostri ragazzi. La giornata è iniziata in modo abbastanza tranquillo, infatti verso le 11:30 sono arrivato col pullman. Successivamente ci siamo spostati all'interno dell'hotel dove sono state assegnate le camere di rito e tutti gli avvisi del caso. Leo, qui. Sì. Siete qua, avete portato il sole, credo che la fase più importante della vita possa essere il riscaldamento, la temperatura che avete raggiunto qui in montagna. Molti di voi sono già in funzione, sapete che ci sono le regole di spettacolo, poi delle diranno, avete come riferimento Pier e Paolo e poi tutti gli altri adulti che fanno l'assistenza degli allenatori. Questo sarà un altro momento di crescita per tutti noi. Bentornati a chi ci ha dato per l'ennesima volta fiducia a questo camp e ben arrivati a quelli nuovi che conosceranno che cosa vuol dire passare una settimana di divertimento, perché alla base di tutto ci deve essere un divertimento. Successivamente, dopo il pranzo a base di pasta asciutta al pomodoro e patate con scaloppine, abbiamo fatto la foto di rito davanti all'hotel con la maglietta blu. Sta ferma! Guarda di là! Sorrisi! Sorrisi! Dai! Spostati un po' a destra! Successivamente ci siamo spostati sui campi. I campi per tutta la settimana saranno divisi in una maniera abbastanza precisa. Infatti sul campo 1 giocheranno i giocatori dell'anno 2003, allenati dal coach Italo e seguiti da Marcello Lava e Codazzi Alessandro. Attenzione che ci serve molto collegamento testa-corpo. Adesso esercizio, passo con la pallone. Invece sul campo 2 si allenano i ragazzi del 2005 che saranno allenati da Paolo Coccoli e Vito Cambiati. Sul campo 3 si allenano i ragazzi del 2004 e alcuni ragazzi del 2003 che saranno allenati da Marco Grandi e come aiuto allenatore sarò io, Nicola Mariotti e Lorenzo Negroni. Sul campo 4, come tutti gli altri anni, allenerà Roby Risani, dove aiutato dal coach Ghizzoni Matteo e Lorenzo Penna inizieranno a introdurre i nostri ragazzi nel mondo del basket. La sera si svolgerà in una maniera abbastanza semplice, infatti abbiamo deciso di proporre il torneo di briscola, che anche gli anni scorsi ha avuto un grande successo, e ci vediamo per la prossima puntata domani mattina.